Dopodomani conosceremo l'esito della mia richiesta di essere parte civile per la provincia di Roma nel processo Cerroni, anche come segretario di Radicali Roma, assistito dall'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, che anche lui è radicale. E quindi appunto questa serie di cose in cui siamo, e anche e soprattutto ringrazio Amedeo per aver portato alla nostra attenzione questo diritto di informazione ai cittadini. E io sto per dare la parola a Riccardo Maggi. Riccardo Maggi recentemente è stato definito il grillo parlante del Comune di Roma, consigliere al Comune di Roma, è l'unico che fa sentire la sua voce in qualche modo, io direi anche un grillo agente del Comune di Roma, perché con il suo lavoro veramente rende possibili cose che prima erano impensate persino, basti pensare che l'unica delibera consiliare finora approvata dal Comune di Roma in un anno di lavoro è quella che ha proposto lui sull'anagrafe pubblica dei rifiuti, la cui applicazione, se finalmente avverrà, sarebbe un bene per questa città e potrebbe essere propagata, come Riccardo stesso chiede, in tutta la nazione. Ecco, Riccardo anche del diritto all'informazione fa un grande tesoro e come noi tutti radicali mettiamo a disposizione questi strumenti, per cui ecco, quello che si fa attraverso opencampidoglio.it, attraverso radicaliroma.com, attraverso radicali.it, attraverso i nostri siti è quello di aggiornare sulle possibilità, su quali sono gli strumenti che anche un semplice cittadino può mettere in uso con tutto il supporto che noi possiamo fornire anche da militanti nei confronti di qualcosa che attiene alla legalità, alla trasparenza e insomma al bene pubblico. Quindi do la parola volentieri a Riccardo Maggi, consigliere radicale al Comune di Roma. Sì, grazie. Noi abbiamo pensato a questo incontro di oggi con i cittadini, singoli o associati, quindi organizzati in comitati, in associazioni, un po' per fare il punto, alzo la voce perché mi fanno segni dal fondo della sala che altrimenti non sentono, poi chi ascolterà magari alla radio abbasserà il volume, un po' per fare il punto della situazione e per scambiarci delle informazioni, perché io credo che in realtà, oltre che un aspetto più convegnistico, questo incontro di oggi, se ci fossero dei giornalisti, non so se ci sono, noi li abbiamo invitati, tutte le testate nazionali, locali, a questo appuntamento, potrebbe avere anche la valenza di una conferenza stampa per la quantità di informazioni che noi stiamo mettendo a disposizione ai vari livelli. Questo è un primo incontro, ma è anche l'ultimo di una serie di incontri che noi abbiamo avuto al Pontile di Ostia, stando con i tavoli decine di volte, in particolare nell'ultimo anno, sia con raccolte di firme sui referendum radicali dell'anno scorso, ma anche proprio su questa questione specifica, la questione dell'accessibilità, della fruibilità, della visibilità del mare. Abbiamo avuto la percezione di essere riusciti con una certa consistenza e con una certa durata a risollevare questa questione, che è una questione che tutti i cittadini romani che vivono a Ostia, ma anche quelli che vivono negli altri municipi di Roma, conoscono benissimo, ma vivono con una sorta di rassegnazione e con una sorta di, come dire, fanno anche uno sforzo, no, per non incavolarsi. Io ho sentito molte persone dirmi: ma io a Ostia non ci vado più perché tanto il mare non c'è, tanto il mare non si vede, quindi magari preferisco andare 10 km più in là o 10 km più a nord, 10 km più a sud o più a nord, anche lì ora è un po' problematica la situazione. Però allora, riassumendo, secondo me i punti sono due. Uno è il mare di una capitale. Noi, se pensiamo, non so, ora non voglio dire a Copacabana, che ora vediamo tutte le sere per chi segue i mondiali, no? Perché uno potrebbe dire, beh, Copacabana, ma pensiamo, che ne so, alla Barceloneta, Barcellona, cioè quali sono gli interventi che un'amministrazione può pensare, un'amministrazione di una capitale che ha
il privilegio di affacciarsi sul mare. A Barcellona gli interventi ultimi che sono stati fatti sono stati degli interventi di riduzione, cioè quello che è la ricucitura del tessuto urbano con il litorale viene fatto ovviamente per sottrazione, cioè andando a togliere tutti quegli elementi che impediscono quello che dicevo prima, la visibilità, l'accessibilità, la fruibilità. Lì addirittura, no, se voi vedete, è bellissimo perché sembra non ci sia soluzione di continuità tra la strada, il marciapiede e la spiaggia, e quindi si potenziano al massimo le possibilità di fruibilità per i cittadini libera e gratuita del mare. Il secondo punto è, e scusate, collegato al primo punto c'è questa cosa a cui tengo molto. Si parla sempre di riqualificazione di Ostia. Io credo che dobbiamo dire chiaramente che non può esserci una riqualificazione che non parta dalla principale risorsa che Ostia ha, cioè il mare. Si associa di solito la riqualificazione alla possibilità di uno sviluppo anche lavorativo, uno sviluppo di attività economiche. Mi è capitato ieri mattina di incontrare casualmente il presidente del municipio Tassone, che ci ha tenuto a dirmi che questo è il suo principale obiettivo. In questo senso anche la pedonalizzazione o cosiddetta pedonalizzazione, che tra l'altro credo parta proprio oggi pomeriggio, va in questa direzione, cioè nella direzione di stimolare l'attività economica, di creare dei posti di lavoro. Poi dovremmo andare a vedere che tipo e che qualità di posti di lavoro si creano, però io penso che di nuovo una pedonalizzazione che avviene su un lungomare che sta in queste condizioni è una contraddizione in termini, perché è una pedonalizzazione appunto sul lungomuro. Secondo punto, come i partiti e le amministrazioni, intese sia come l'amministrazione, la guida politica dell'amministrazione, che ha conosciuto negli ultimi 20 anni diversi centrosinistra o centrodestra, ma anche l'amministrazione intesa come gli uffici nella sua continuità, di fatto hanno impedito il rispetto della legge in questi anni, con una serie di tecniche, di diversivi, di escamotage, di incertezze, che hanno di fatto reso una prassi, una regola, l'illegalità. Cerchiamo rapidamente di mettere, siamo partiti un po' all'inverso, cioè siamo partiti dal livello europeo, ora cerchiamo di discendere attraverso il livello nazionale e poi quello locale, amministrativo, comunale. Noi abbiamo la più recente, ma quella che ha ribadito in maniera più chiara è la legge finanziaria del 2006, famoso, citato, più volte citato, il comma 251 dell'articolo 1 della finanziaria del 2006, che recita: è fatto obbligo ai titolari di concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine della balneazione. Per battigia deve intendersi, lo sappiamo, la linea di 5 metri o in alternativa comunque un terzo dell'arenile. Abbiamo che già, perché è precedente, il codice della navigazione, che comunque ribadisce che le concessioni di demanio marittimo devono avvenire compatibilmente con l'uso pubblico del bene, quindi in nessun caso possono compromettere l'uso pubblico del bene. Abbiamo poi l'ordinanza del sindaco, che annualmente stabilisce i termini di apertura della stagione balneare, ribadisce tutti questi aspetti che noi abbiamo detto, e che quest'anno, nell'emanazione ultima che c'è stata dell'ordinanza alla fine di aprile di quest'anno,
ha aggiunto con chiarezza un comma in più, un articolo in più, che è quello che aveva già citato Maria Laura, e cioè il comma 7 dell'articolo 4, obblighi dei concessionari. A porre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti balneari apposita cartellonistica in due lingue, italiano e inglese, di dimensioni minime 40x50, con la seguente dicitura, e ritorniamo lì: l'accesso e il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinati al libero transito anche ai fini della balneazione. Noi nell'ottobre dello scorso anno abbiamo presentato un esposto alla Procura di Roma. Questo esposto ha avuto l'effetto di, diciamo, per una volta ha incontrato un sostituto procuratore Dall'Oglio, che in maniera, devo dire, abbastanza celere lo ha preso in considerazione e ha convocato una serie di figure istituzionali che sono quelle preposte per competenza a vegliare sul rispetto di questi principi e di queste norme. Evidentemente quindi i vertici del municipio, la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale di Roma Capitale. L'effetto è stato che si è risollevato un po' di dibattito su questa questione. Io ho continuato da amministratore, da consigliere comunale, a fare pressione. Lo abbiamo fatto quindi per strada con i tavoli, l'abbiamo fatto dall'interno dell'amministrazione, e quindi continuamente a scrivere, sempre mettendo in copia tutti quanti questi soggetti istituzionali, appunto: sindaco, Capitaneria di Porto, Presidenza del Municipio, comandante generale e comandante del gruppo della Polizia locale, chiedendo quali atti stessero compiendo, avessero compiuto, e noi ci siamo concentrati in particolare su un luogo che è simbolico, che è il luogo del pontile, che non vuole escludere chiaramente tutto il resto del lungomare o lungomuro che dir si voglia, ma vuole essere una prima conquista simbolica. Perché? Perché lì, proprio al pontile, nel 1989, a seguito delle battaglie che allora avevano condotto già i radicali di Ostia, molti di loro stanno ancora qui e le stanno conducendo ancora, ma anche altri comitati, c'era stata un'ordinanza del pretore Amendola, e a seguito di questa un'ordinanza del comandante della Capitaneria di Porto, che aveva prescritto, imposto l'apertura di 12 varchi sul lungomare. Già nell'anno successivo, cioè nel 1990, c'è stata un'altra ordinanza del comandante della Capitaneria di Porto di segno opposto, cioè che aveva ridisposto la chiusura di quegli stessi varchi, con la motivazione che veniva ricordata prima, cioè con la motivazione che, assolutamente futile e da un punto di vista giuridico inconsistente, che quei varchi erano incustoditi, che nessuno li puliva, che l'amministrazione comunale non aveva fondi e non aveva risorse umane per provvedere alla pulizia, e quindi di conseguenza venivano richiusi. Quindi in realtà l'ordinanza che ha disposto la chiusura è stata di un anno dopo, ma i varchi hanno continuato a restare aperti per un periodo. La parte di quell'ordinanza del 1990 che non è mai stata rispettata è quella che diceva: va bene, chiudiamo questi varchi, i varchi erano 12, sono qua, poi a chi interessa mettiamo anche a disposizione questa documentazione perché è interessante. Tra l'altro è una documentazione storica ed è anche un viaggio storico andarla a reperire negli archivi, perché nel passaggio tra competenza della Capitaneria di Porto e dell'amministrazione comunale gran parte di questi documenti sono stati, non userei la parola conservati, diciamo sono stati buttati a lungo, e poi solo grazie all'impegno
di alcuni dipendenti comunali riordinati. Il problema delle planimetrie, e ora provo a dirvi rapidamente perché è importante proprio sul caso del Pontile, è incredibile, perché le planimetrie, che non sono, diciamo, delle cose del Cinquecento, sono delle cose in molti casi degli anni 90, sono di fatto talmente deteriorate che ad aprirle, diciamo, si strappano, no? E è evidente che forse l'amministrazione della capitale, io non voglio pensare alla dematerializzazione, no? degli atti amministrativi di cui si parlava, però almeno, diciamo, a riprodurle e a conservarle in modo che si possano consultare senza che si distruggano. Ma quell'ordinanza del 90 che aveva disposto la chiusura imponeva comunque che durante la stagione invernale, dal 1 ottobre al 30 aprile, è fatto obbligo ai concessionari di stabilimenti balneari ubicati nel tratto urbano di Ostia e Castelfusano di consentire il libero e gratuito accesso dei cittadini attraverso le aree in concessione per raggiungere la famosa fascia di 5 metri. Nelle ore diurne, dalle 9 alle 18, cioè parliamo di tutto il resto dell'anno, cosa che non è mai avvenuta. Quindi questa era la condizione, a mio avviso già insufficiente all'epoca, per la richiusura di quei varchi. Invece, quello che è accaduto l'altra mattina, martedì mattina, quando, diciamo, con un tentativo un po' timido, l'amministrazione comunale attraverso il municipio ha tentato di riaprire i due varchi del Pontile. Ricordiamolo, uno dei due varchi negli ultimi anni è stato progressivamente precluso, perché c'è ancora un cancello che fino a un paio di anni fa era un cancello chiuso ma con ancora, diciamo, il viottolo dietro. Via via, noi abbiamo proprio le fotografie, casualmente ci trovavamo lì proprio mentre veniva realizzato il manufatto in cemento che ha definitivamente chiuso il cancello, e veniva posizionata dietro al cancello una bellissima pianta di rose che bisognerà trovargli una nuova collocazione quando si riaprirà il varco. Quindi questo tentativo è stato fatto e i cittadini che si sono opposti con una manifestazione spontanea, probabilmente se questo tentativo fosse stato fatto alle 6 di mattina anziché alle 9 avrebbe avuto un esito diverso, quindi forse per il futuro bisognerà tenere conto anche di questo. I cittadini, in particolare i rappresentanti poi dell'Asso Balneari, che hanno ritenuto di impedire questo intervento dell'amministrazione, si sono rifatti a questa ordinanza del 90 dicendo quei varchi devono essere chiusi perché c'è l'ordinanza. Ma andiamo avanti negli atti dell'amministrazione. Nei giorni scorsi, proprio perché il dibattito è uscito un po' fuori, all'improvviso molte forze politiche, anche della maggioranza di cui faccio parte, si sono detti, e ancora ieri il capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio ha detto che l'accessibilità, la fruibilità, la visibilità del mare è scontata ed è patrimonio di tutti, che quindi è errato il modo con cui alcuni, credo si riferisse a noi, hanno posto il problema, quasi dicendo che dando alla Procura della Repubblica quello che dovrebbe essere il compito della politica, cioè il compito della pianificazione, della gestione e della sistemazione dell'arenile. Io gli voglio rispondere che noi non lo diamo alla magistratura, non lo diamo alla procura, ma lo diamo al diritto, il compito di regolare questi aspetti della convivenza e quindi anche gli aspetti della sistemazione e della gestione dell'arenile. L'aspetto politico interessante qual è? Che all'improvviso tutti ci dicono, ora che siamo riusciti a imporre un po' il dibattito, a rimporre di nuovo, a far riemergere anche nella consapevolezza dei cittadini questa questione, ci dicono no, ma queste cose si faranno con il PUA, cioè il piano di utilizzo degli arenili, questo strumento
amministrativo, e quindi voi state rompendo, ora vi siete impuntati perché cercate visibilità, che dovete aprire questi varchi, ma noi faremo un PUA bellissimo che non solo garantirà la fruibilità, l'accessibilità eccetera, ma potenzierà l'offerta di servizi, perché il vero punto che tutti dicono è che qua c'è una crisi economica, quindi anche diciamo le strutture ricettive balneari sono in crisi e quindi è necessario potenziare i servizi. Io dico, ma a nessuno gli è venuto in mente che forse questa crisi che riguarda il comparto balneare ha qualcosa a che vedere con questo assetto del lungomare che c'è? E c'è un altro aspetto legato al PUA, perché noi un PUA già ce lo abbiamo avuto, è il PUA che è stato approvato nel 2005, poi recepito dalla regione, e diceva delle cose chiarissime. Il PUA le diceva nelle premesse in termini generali, diceva: le spiagge altre non sono che la parte della città che si affaccia sul mare, e quindi oltre ad avere caratteristiche di qualità e servizi adeguati, compatibili con la balneazione, fruibili per l'intero anno, dovranno garantire la fruizione pubblica ed il ripristino delle condizioni di massima visibilità. Queste erano solo le premesse, ma poi c'è l'articolato, no? Dove si ridice in maniera chiara servizi gratuiti e servizi a pagamento. Articolo 9: la concessionaria dovrà consentire il libero e gratuito gratuito passaggio per accedere al mare attraverso gli accessi esistenti o altri che si rendano disponibili a tale scopo per tutti i mesi dell'anno, garantendone la relativa manutenzione e decoro. Dovrà altresì assicurare la fruizione libera e gratuita delle aree a verde limitrofe alla strada. Articolo 10. Il successivo, l'area demaniale in concessione deve essere fruibile per tutti i 12 mesi dell'anno. E infine, articolo 11. Il programma attuativo potrà anche prevedere l'eventuale scaglionamento quinquennale degli interventi, individuando prioritariamente quelli finalizzati alla riduzione degli ostacoli visivi e del numero di cabine. Allora, perché io penso che stiano prendendo in giro non me ma tutti i cittadini quando dicono che questi interventi vanno rinviati all'approvazione del PUA? Primo, perché per l'esperienza che ho avuto in questo primo anno di capacità di produrre delibere di giunta e di consiglio, potrebbero vederlo questo PUA i miei pronipoti. Secondo, perché in questo PUA qui, che è stato approvato nel 2005 e che secondo alcuni sarebbe scaduto dopo 5 anni, a mio avviso è assolutamente vigente per quanto inattuato, erano previsti 5 di quei 12 varchi dell'89. Quindi in realtà la cronologia ci dice che ordinanza dell'89 aprite i 12 varchi, ordinanza del 90 richiudete quei 12 varchi ma garantite anche l'inverno, una cosa. PUA del 2005, 5 varchi vanno aperti. E questi 5 varchi, quando io ho scritto a tutti quanti i soggetti istituzionali, mi hanno risposto che questi 12 varchi sono previsti. Hanno cominciato a chiedersi gli uni con gli altri: ma secondo voi è ancora vigente quel PUA? Perché lì comunque i 5 varchi c'erano, e sono quelli del Pontile, di cui parliamo prima di tutto, fronte stazione Cristoforo Colombo, altezza stabilimento Venezia, fronte stazione Castelfusano, altezza stabilimento Vecchia Pineta, fronte stazione Stella Polare, qua vicino, altezza stabilimento Belsito, fronte stazione Lido Centro, altezza stabilimento Lido, e poi i due Pontile Ostia, piazza Ravennati. Ieri mattina siamo andati con Franco Giacomelli, radicale storico, alla UOA, all'ambiente litorale, la UOA ambiente litorale, insomma, a dire: ma queste planimetrie che c'è, non me le avete date perché c'è un problema che si deteriorano, perché non c'è la fotocopiatrice grande? Vabbè, andiamo a vederle di persona queste planimetrie. Beh, nelle planimetrie prendiamo solamente le due concessioni adiacenti al Pontile.
effettivamente i varchi non ci sono. Ma perché non ci sono i varchi? Perché nonostante quelle concessioni siano state rinnovate nel 2009, e cioè nel periodo di vigenza del PUA, come planimetrie sono state adottate con proroga quelle del 2002. E quindi per questo ci prendono in giro quando ci dicono di aspettare il PUA, perché se uno fa un PUA ma poi nel rinnovo delle concessioni si rifà alla documentazione precedente e non a quello che dice il PUA, è evidente che c'è un'ennesima violazione non solo della legge, ma c'è anche una violazione di tutti gli atti amministrativi che abbiamo prodotto per regolare la materia. Un'ultimissima cosa, proprio nella giornata di ieri, e noi siamo davvero felici che ci siano delle dichiarazioni delle associazioni di balneari, perché non c'è alcun intento punitivo nei confronti di chi ha delle attività balneari. Però si deve partire da un terreno comune di intesa, che è quello del rispetto della legalità. Allora, quando ieri hanno dichiarato più di un'associazione di categoria dei concessionari di balneari che è assolutamente garantito il libero e gratuito accesso in tutti gli stabilimenti, allora io vi dico che noi nei prossimi giorni dimostreremo e porteremo delle prove che non è così, e chiederemo a questo punto di nuovo alle istituzioni che fin qui sono state omissive di applicare la legge, e cioè di ritirare le concessioni per chi non rispetta il diritto di accesso gratuito e libero all'arenile, perché questo è previsto dal codice della navigazione, perché questo è previsto dalla legge. Il fatto che ancora in molti stabilimenti si chieda il pagamento del biglietto è conoscenza comune, è senso comune di chi conosce Ostia. Allora perché dobbiamo ancora farci e sentirci prendere in giro a mezzo stampa da questi signori? Partiamo, diciamo, almeno dal riconoscere questa realtà. Quindi credo che la giornata di oggi sia importante, anche perché secondo me dobbiamo nelle prossime settimane riuscire ad aggregare un numero maggiore di persone su questi temi, un numero di comitati di cittadini, di associazioni, perché è fondamentale che oltre alle azioni legali, alle azioni agli esposti, che comunque in questo caso hanno funzionato, è importante che ci sia una pressione, che ci sia una informazione dei cittadini, e quindi l'aiuto che vi chiediamo è anche l'aiuto di supplire a quella informazione che soprattutto nelle ultime settimane ha cominciato, come dire, un po' a silenziare il nostro punto di vista, perché ripeto, quando emerge la posizione di chi dice tutti questi problemi saranno risolti con il PUA, beh, in qualche modo ci puzza questa cosa, perché significa rimandarlo sicuramente a dopo la fine di questa stagione balneare, sicuramente ad un momento in cui poi altre diventeranno le priorità. Io ho finito, volevo solo aggiungere una notazione, perché io di questa cosa ne ho parlato personalmente con il sindaco di Roma, il quale mi ha detto che lui è con noi, che questo è un obiettivo che lui si è dato. Noi lo portammo proprio al cancello sul pontile nell'ottobre scorso, nella prima edizione dell'Ostia Mon Amour, questa pedonalizzazione. Diciamo, siamo riusciti sempre ai militanti di Ostia a dirottare in parte il corteo del sindaco e a portarlo lì e fargli vedere quella cosa. Lui ovviamente ha aderito subito a quest'istanza, che gli sembrava estremamente banale come problema. Dice: che problema c'è? È l'apertura di un cancello, come si fa? Allora io credo che ora, non ho avuto modo poi di riparlarne, io credo che
ora forse il sindaco nelle ultime settimane ha capito che il problema è un po' più complesso e anche carico, diciamo, per quella che è la situazione di Ostia e il contesto di Ostia, anche di illegalità diffusa, anche riguardo alle concessioni balneari. Forse inizia a capire che è necessario da parte sua qualcosa di più che un impegno en passant. E da una parte c'è chi, come noi, gli dice questa cosa va fatta ora e va fatta subito, perché si dà un segnale e allora si renderà possibile un PUA che funzioni, e dall'altra parte c'è chi dice questa cosa si rimanda a dopo il PUA, dentro il PUA, quando sarà il PUA, e adesso siamo così. Vediamo chi di queste due componenti, anche dell'amministrazione ma anche della cittadinanza, riuscirà in qualche modo ad imporsi nella prossima settimana. Grazie.